sapevo. Che avete condiviso insieme, lui come stava in questi ultimi anni? Era molto malato. Era malato, però stava con grande dignità, come era suo uso essere, una persona forte, una persona molto spirituale, e quindi siamo stati insieme fino alla fine. La perdita di mia madre non è stata una cosa buona per noi, comunque insomma. Loro è stato un grandissimo amore. Un amore grande, sì, e anche il nostro. Non ci siamo mai lasciati, io sono sempre rimasta in casa. Anche quando sono uscita, stavamo sempre insieme, quindi. Alle 15 in punto il feretro ha fatto il suo ingresso in Piazza del Popolo, accolto dalla folla in attesa di poter salutare per l'ultima volta Fred Buongusto. Fan provenuti da ogni angolo d'Italia, artisti più o meno famosi, su tutti Edoardo Vianello e Gianni Mazza. E poi la famiglia, in prima fila, composta e dignitosa pur nel dolore. Le telecamere delle TV nazionali restano fuori dall'edificio di culto per volontà di Blythe, l'amata figlia di Fred Buongusto. Accanto all'altare il gonfalone della città di Campobasso, l'unico stendardo presente in chiesa. Tra i banchi, il sindaco del capoluogo molisano siede accanto al primo cittadino di Senigallia. La foto in bianco e nero di Fred è sul feretro, elegante e romantica come solo lui sapeva essere. Nella sua omelia il sacerdote dirà: è stato un personaggio dalla straordinaria umanità pur nella sua grandezza. In chiesa per il funerale dell'illustre corregionale sono tanti molisani residenti a Roma, così come è nutrita la rappresentanza campobassana. Al termine della cerimonia, dall'altare la nipote dell'artista legge una breve lettera dalla quale traspare tutto l'amore per un nonno straordinario, sia come artista sia come uomo. E nonostante su Roma diluvi, centinaia di persone attendono il feretro all'uscita per poter abbracciare un'ultima volta il crooner campobassano. In queste ore si parla tanto di intitolazione della Gil, intitolazione del Savoia, targa sulla casa natale. Cosa intendete fare? Ma io non mi appassiona molto quello di stravolgere magari la storia dei luoghi, quindi ci sarà una riflessione che adesso prenderemo insomma con la giusta calma e la giusta attenzione per trovare un luogo che riconosca il giusto tributo, la giusta importanza ad un artista appunto di fama internazionale. Poi tutte le altre riflessioni sulla sostituzione di nomi probabilmente, ripeto, non è la scelta migliore. Qualcuno intona una rotonda sul mare, presto tutti iniziano a cantare. E sui volti diviene impossibile capire se siano lacrime o gocce di pioggia. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, e gli amici parlare, ma tu non sei qui con me. Bravo Fred! Ciao Fred! Grande!